Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo video. Oggi siamo qua su Rayman Legends. Devo dire che questo gioco inizialmente non lo volevo comprare e infatti non l'ho comprato. Quindi direi che possiamo partire dritto per dritto al gioco vero e proprio. Ok, ed eccoci quindi qua su Rayman Legends, che come potete notare è in inglese, ma sinceramente io non so perché. Lo giocherò col controller della 360, non so se si vede, se non si vede, vabbè. È un controller della 360, qua pieno dei fili, cioè la mia gamba è un filo umano praticamente. Pressing the button. Continuo. Sto caricamento lo... Boom, si sbloccano così le cose a random. Allora, noi andiamo su... Ok, allora la demenza nei video sta aumentando sempre di più e questa è una cosa che bisogna evitare. Come potete già, cioè come potete già ci ho giocato, no, come potete vedere già ci ho giocato. E se adesso aspettate un attimo, perché dovete aspettare, ora vi dico, eccolo qua. How to shoot your dragon. Ecco, così, così, cioè io attiro anche i fan americani. Attenzione, vediamo se non la prende e... Ok, la prende. Questa è una bottiglietta che vi darà energia nel gioco, una vita in più. Cioè, non una vita, un colpo in più. Potete ricevere un colpo in più. Boom. Allora, questo gioco dal punto di vista grafico è veramente... Ho fatto una cagata. Va bene, ma facciamo... facciamo... Cos'è? Ciao! Ah, merda! Questo è un coso molto utile che si usa per aprire gli ostacoli e non solo. E boom. No, ho fatto la cazzata, Non ho visto che c'erano gli spuntoni. Allora, adesso me lo sposti, facciamo bombede. Ok, allora ritorna qua, salta, vai. Bombede, ritorna qua, stacca. No, no, di qua, ok. Allora, apriamo questo. Fatemi sapere nei commenti se questo gioco vi aggrada parecchio, perché se vi aggrada non lo faccio. Cioè, non lo faccio. Perché, scusate, perché fare video su cose che alla gente piace? Me lo spiegate? No. Ah, perché... Oh, porca troia. Era una fisarmonica questa, ma sarebbe... Oh, adesso... Ma no, perché poi su Rayman, cioè io sono un giocatore hard... Molto, l'avete visto l'hard? L'hard proprio. Ok, vai, salta. Porca miseria. Allora, ci riusciremo a superare questo pezzo? Eh sì, vabbè, dai. L'abbiamo superato però per modo di... No, non l'abbiamo superato. Allora, cerchiamo di fare le cose fatte bene, no? Ok, guarda, addirittura tutti i loom sto prendendo. Allora, fermi, fermi, fermi. No, l'avevo superato, ok, l'ho superato. Va bene, cioè perché... Oh, guarda, anche il medaglione quello gigante. Mori. Fermi, fermi. Ok, salto. Perfetto, vai. Poi, giù. Oh, chi può dirlo? Poi di qua. Ok, di qua. Nel livello, io, cioè, non è che ci tengo, però mi piace completare al 100% perché ho giocato parecchio la versione per l'iPad, che si chiama Rayman Jungle Run, che anche quello è un bellissimo gioco, per essere proprio l'iPad, cioè è un gioco abbastanza bello. Ma entriamo in questa stanza super secret, oh no, no. Cioè mettono le cose di logica nei giochi d'avventura. Ma vi pare giusto? Ditemelo se vi pare giusto, no? Perché io vorrei saperlo. Allora, però non è troppo difficile, cioè anche un idiota ci riuscirebbe. Allora, e qua, a saltare e ad arrivare fino a qua, ce la fanno tutti. Giriamo. Fermi. Ok. Poi saltiamo. Allora, qua c'è tipo la low gravity, che andiamo tutto lento. Allora, giriamo. E così non risolvo molto. Vabbè, proviamo. Oddio. Ok. No, aspetta, giriamolo per... No, non si può. Oddio. Shit. E come... E come... Ah, così. Perfetto. Perfetto.
No, aspetta. Oddio. Ok. Vediamo se si gira per questo verso. Si gira per questo verso. Ok. Allora, adesso tecnicamente non mi è rimasto altro che... Ah! Ok, perfetto. E... Boh, liberato. È troppo potente, troppo potente, troppo potente. Ditemi se voi sareste riusciti a fare una cosa del genere. Perché non ci credo. Non ci credo. Cioè, voi me lo dite. Frank, io l'ho fatto, sto livello. Non ci credo. Mi dispiace. Allora, proseguiamo, proseguiamo. Ok. Boh, no, che cazzo. Allora, questo sì, molto simpatico che t'ho liberato. Lo so, t'ho liberato. Allora, fermi. Ok, facciamo così. E, boom. Rayman mi fa una pippa di domani. Boh. Ok. Ah, bello, questo è un mostro gigante che lo batti col solletico. Morto, mi dispiace che sei morto. Oddio. Stacca, stacca, porca. Ok. Fermi, involontariamente ho anche fatto. Sì, ok. Cioè io per liberarlo, vabbè, lasciamo stare, non mi faccio domande. Boom. E ha ricevuto tanti premi questo gioco. Oh, il corazon è svettato. Corazon. Dove si scende? Perché questa musichetta? Cosa sta per succedere? No, 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 forse non ci siamo capiti, 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 forse non ci siamo capiti. Oddio, panico. No! Allora, stiamo un attimo calmi, eh? No, perché sennò poi mi arrabbio. Allora, andiamo. Che adesso inizia la parte quella tipo dangerous. Molto però più belli sti livelli dove devi scappare, ma vabbè. Ok, la sentite sta musica, no? Tipo Ritorno al Futuro. Vabbè, basta. Ma sei un coglione, vai di là, vai di là. Vai, fai il solito, fai il solito, fai il solito, dico. Mori, 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 merda. Oh. Cos'è quel coso? Cos'è quel coso là dietro? Ci sono gli scenari in 3D in questo gioco, non mi fido. Che cattarata, amico! Vabbè, ciao, non ti dico. Rimani qua. No, 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 shit, shit, shit. Ok. A parte il drago in 3D, a parte quello, e posso pure capirlo. Ok. Perfetto. Oh, è morto? Dai, grandissimo. Mi stai molto simpatico. Protezione. Prende la moneta gigante. Anche se sta un millimetro dalla lava, la prende. A me quel drago non mi piace. A me quel drago non mi sta piacendo per niente. Da simbolo di cattiveria. E mo, e mo, e mo, e mo. Oddio, che culo, che culo, che merda. Cioè, si è arrampicato proprio all'ultimo, eh. Cioè, è tipo la parte... Non ho parole, non ho parole per l'epicità. Ci sto col fiato su... No, ho fatto cadere il fiato. Vabbè, mi dispiace, mi dispiace. Taglia quelle cose, santi il Dio. Ok, ok. Oddio, oddio. Sono sano e salvo. Run with... Perché run? Cosa? No. Ragazzi, scusate quando vi ho detto che Justin Bieber mi fa schifo. Mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo, mi metto anche a cantarlo, Metto anche a cantarlo. Cosa è successo? Babe, babe, babe. Non ha funzionato. Allora, scusatemi, adesso ci rivediamo la cutscene. Cazzo. Non ho capito allora. Cos'è?
cosa dovrei fare? Ah, ho capito, vi devo far capire che Justin Bieber fa schifo. Allora, regola numero 1, Justin Bieber. Ma perché Rayman in questo gioco non ce li ha questi pugni? Cioè, è un potenziamento, ma fatemi capire. Hanno storpiato Rayman comunque, sì. Va bene, noi sfuggiamo dai fan di Justin Bieber. Ok, andiamo, dai. Justin Bieber fa schifo. Mori. No, no, no. Sono meglio gli One Direction. Poverino. Allora, mettiamoci bene le cuffie. Adesso curiamo. Ok. Oh. Mori. Te pie. Mori. E adesso Justin Bieber fa schifo. Oh, cos'era? Fa schifo sia Justin Bieber che gli One Direction, ok? Il primo che cosa commentare no, non vi piacciono, guardate, lo blocco. Oh, muori, E anche te, che pensi? Mi stai anche antipatico. Ok, ho sfailato per quella cosa, ma va bene. Corri, corri, cos'è? Ah, abbiamo finito il livello, ma allora? Ma allora? Livello terminato! È durato tipo 60.000 anni, ma va bene così. ...150, prima coppa, 300, seconda coppa, 450 e non arriviamo all'ultima che ci vogliono 600. Loom. Allora ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Vediamo un attimo cosa abbiamo sbloccato, perché se no, giustamente, dai, cosa è sbloccato? Sì, e questo tecnicamente dovrebbe essere il boss, cioè Breathing Fire. Ma noi lo faremo in un prossimo video, come sempre, dritto per dritto.